Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo video di Mindtest. Piccola premessa, sto abbastanza male, diciamo, no? Ho avuto fino a poco fa 38 di febbre, ho un sacco di raffreddore, quindi mi scuso se questo video non sarà il massimo o se la mia voce non è il massimo, ma appunto non sono nelle condizioni migliori per fare un video, però ci tenevo a farvelo avere comunque nel tempo stabilito, e quindi eccoci qui. Comunque, dai, lasciatemi un piccolo mi piace come incoraggiamento per questo gran sacrificio che sto facendo. Allora, l'obiettivo di oggi. Ah, sono andato a minare un qualche cosina. Ho trovato un po' di argento, diciamo, e qualcos'altro. Però, 34 unità di argento, una volta macerate. Però, niente mitril. L'obiettivo di oggi sarebbe quello di fare una bellissima, quanto simpaticissima casettina su questo albero. Che è un'idea che ho in mente già da parecchio tempo, ma che ancora non era mai stata sfruttata. Infatti, per quello ho preso le scalette e questo legno che è quello rimasto da quegli alberi che erano qua in fondo. Vi ricordate che c'erano degli alberi qua, per chi era già iscritto prima al mio canale. Chi non lo sapeva, c'erano degli altri. Andate a vedervi per caso gli episodi passati. E quindi ho ottenuto un sacco di legno con cui potremo fare sia la struttura della casa che comunque delle scalette, visto che avremo bisogno di un po' di scale. Nel frattempo ho lasciato. Non sto giocando Minecraft. Nel frattempo, sapete che faccio prima a fare? Come si chiamano? Ladder. Hall. Sì, forse ne ho fatte un po' troppe, però vabbè. Nel frattempo ho lasciato cuocere della cobblestone e a grindare della stone per fare del vetro da utilizzare nella nostra casetta sull'albero. Allora, io direi la scala di metterla in un posto non troppo in vista, però sì, direi di metterla da quella parte qua, dove c'è in pratica la nostra abitazione, e continuare in questa direzione fino ad arrivare in cima all'albero, sperando di non arrivare in una zona troppo scoperta, insomma, perché vorrei che fosse discreta questa scaletta, che non si vedesse troppo da lontano, ma credo che non si veda poi più di tanto. Ah, ecco qua. Ah, stupido. Pegna. Allora, facciamo così, così, così. Saliamo ancora, saliamo ancora. No, comunque ne vanno di scale, per salire su quest'albero. È un albero proprio dalla discreta altezza. Ecco, non so se. Sì, potremmo metterla qua sopra, che abbiamo comunque una discreta vista sul nostro mondo da qua, è forse uno degli alberi più alti. E qua possiamo vedere parecchie cose qua intorno, tipo nostra casa, la statua dell'Hater, là c'è la cesta del gioco, là da quella parte ci sarà poi il laghetto che poi porta alla nave, alla nostra nave, eccetera eccetera. Là c'è la nostra miniera, insomma, di Desert Stone. E qua c'è la scaletta che scende giù. Se per caso c'è qualche buco, potremmo piazzare della. Ecco, tipo qua. Perfetto, così è più discreta. Ecco, anche qua. 1 e 1, 2, direi. Tanto quelle non dovrebbero sparire perché sono vicino all'albero, quindi. Perché stai iniziando a perdere foglie, questo? A perdere pigne, più che altro. Non dovrebbe perdere pigne, scusa. Non l'ho rotto quest'albero. Boh, poi tra l'altro delle pigne non so assolutamente cosa farmene, quindi. Vediamo se si nota troppo la scheletra. Beh, un po' si nota, però non troppo, dai. No, no, non troppo, dai.
È perché più scura non si può fare, purtroppo. Devo farla per forza. Ma è già notte. Sono appena andato a dormire. Ve lo giuro, sono appena andato a dormire. LOL. Queste foglie possiamo anche. No, vabbè, teniamole qua. Potrebbero sempre servirci per qualche cosa. Infatti, ho tenuto anche le altre. Ah, questo no, però buttiamo nella spruce cone. Via. E poi svuota tutto. Allora. Questo legno lo mettiamo qua. Le scalette che sono avanzate. No, potrebbero servirci le altre scalette. Qua avrà finito di fare la sabbia. Sì, perfetto. Questo ha finito. Quindi mettiamo a grindare questo e a cuocere questo. E poi andiamo a nanna. Ma ero andato a dormire poco fa, ve lo giuro. Tra l'altro, ho scoperto una cosa bellissima. Guardate. Guardate. Sembra, non lo so, una cosa tristissima. Cioè, sembra tipo decapitato con la testa là. Cioè, alla fine lo posiziona solo in un mezzo blocco più in basso. Non è che lo mette a letto. No, cosa faccio? No, non dobbiamo spaccare niente. Stati calmo. Allora, saliamo di qua, tutti quelli despawneranno. E iniziamo a fare una piccola piattaforma. Io farei una piccola piattaforma di legno che parte da questa zona qua. Sì. Allora, con questo legno qua. Aspetta, me ne prendo altro. Nessun problema, tanto di quel legno ne abbiamo un fracco. No, forse uno più in basso. Sì, dai, uno più in basso. Tipo così. Un po' nascosta da queste foglie marginali. Però non la voglio solo di 4, scusa. Vorrei fare almeno una 3x3, dai, se no che senso ha? Vediamo se ci stanno le foglie una volta. Piazzate dopo, diciamo. Se le piazzo dopo. Ecco, così va già molto meglio. Ma io la farei quadrata però perché mi piacciono di più le case sugli alberi quadrate. Voi non avete una passione infinita per le case sugli alberi quadrate? Sono così belle, secondo me non lo tiene le foglie. Una mia impressione, però possiamo sempre sperarci. Granola non la prende perché c'è la pigna. Pensiamo questo, questo. Ah, non abbiamo più foglie, vabbè. GG, vediamo se le tiene. Ne posso prendere tipo una qua? No, quella là no, magari anche no. Questa. Sì, ecco, dai, pensiamo a queste due. Ma io fossi in questo piccolo ominide, credo che avrei le vertigini a stare là sopra. Anche perché credo che potremmo morire cadendo da là. C'è una discreta altezza, insomma, da cui cadere. Vediamo un attimo. Sì, stiamo un po' saccheggiando questo povero albero, però dai. Oh, sì, bene, benissimo, mi piace. Adesso vediamo un attimo da sotto come appare. Se appare proprio schifosa oppure se ha qualche ben senso. Speriamo che non appaia schifosa, anche perché ci è costata molti sacrifici. No, in realtà no. Però, spero che sia carina, almeno per non dover rifare tutto da capo. Ma sì, è discreto. Adesso ci metterò un
due piani, diciamo, di vetro. No, facciamo anche tre piani di vetro. E poi magari un tetto di nuovo di legno. Qua sta ancora grindando. Qua sta ancora cuocendo. Ma perché non aveva più energia o cosa? No, forse perché non era cianclodato. Oh, cribbio. Beh, intanto possiamo cuocere del vetro, visto che abbiamo bisogno del vetro. Mentre aspettiamo e ripariamo l'ascia, no, meglio di no. Se no rischio che si vada a quel paese tutto, insomma. Stiamo registrando da 10 minuti, quindi non è neanche troppo. Se non vi dispiace vi soffio un attimo il naso. Rieccoci. Beh, non è che mi senta particolarmente meglio, però sono quelle operazioni dovute in queste situazioni, insomma. Dai, prendiamo un po' di vetro. 30 di vetro ci bastano. Credo di no, credo che sia più di 10 di perimetro. Perché abbiamo fatto tipo un 4x4, quindi sono 4 più 4 più 2, 8 più 4, 12 di perimetro, quindi 12 per 3, sì, 46 dovrebbero bastarci. Andiamo verso la casetta e oltre. Ok, forse era un po' pessima, ma vabbè. Dai, perdonatemi, sono anche malato. Vi prego di avere compassione di questo povero mazzetesse tutto malato. Allora, tra l'altro, però se metto il vetro qua, quanto viene larga? Viene larga un niente. Vabbè. Tanto poi sono una casetta di avvistamento, non deve essere una cosa chissà che cosa. Potrei fare un secondo piano con le fence, in effetti. Più carino. Qua metto la cosa tipo così. E poi fare un secondo piano con le fence. Non sarebbe niente male. Piazzami questo vetro, ti prego. Ok. Alleluia che non si possono più piazzare i vetri sopra il proprio giocatore perché altrimenti mi sarei già riempito di vetri. Ok. È fortuna che i vetri rotti non vanno sprecati qua su Mindtest. Fortuna! Ok, direi che qua è già discretamente carino, ma un piano di sopra con le fence secondo me è ancora più sexy. Ci posso mettere le scale su questo? Sì, che ci si può. Infatti. È solo su quello sciocco di Minecraft che non si possono piazzare le cose sul vetro. Ce la fai a piazzare sto blocco? Mi sta venendo il mal di mare! No, non ce la fa sempre. Sotto i piedi? Sì, ok. Facciamo una roba così. Allora, facciamo. Ecco, così. Così ci possiamo salire, insomma. Allora, adesso andiamo a fare un altro po' di legno. Ci facciamo una bella casetta sull'albero con tanto di fence che ci impediscono di cadere giù di sotto. Con le fence, tra l'altro, si consuma un sacco di legno, quindi questa sarà una bella cosa per utilizzare questo. Ah no, qua no. Ops, lol. No, però la faccio di qua la salita. Sì, dai, la facciamo di qua. Così
escludi che se uno deve salire di fretta può farlo, no? Cioè si gira là e poi sale su. No, mettiamo che io sia una persona di fretta, no? Beh, una persona che è di fretta non sale le scale a piedi, però. Allora, devo fare in fretta, devo raggiungere la torre per avvisare gli altri dell'invasione barbarica. Ecco, infatti. Oddio! Non mi cascare di sotto, altrimenti qua siamo spacciati proprio. Potrebbe essere anche una torre di vedette, in effetti, eh? Però non l'avrebbero fatta di legno, probabilmente. Sì, passarono gli anni e i secoli e nel frattempo eravamo ancora a metà dell'albero. Beh, sono andato, quest'albero è tipo un albero di 30 piani. Citazione di? Questa è una canzone molto vecchia, chi la conosce? 100 punti. Tra l'altro, ho notato che è sparito il nostro caro amico. Perché siamo scesi? Avevamo il legno per fare il fence. Stupido. Di cosa stavo parlando? Ah, sì, dicevo, non ho più sentito il nostro caro iscritto Xander Able 9000. Detto anche Alessandro. Perché lo scorso gioco non ha risposto, strano, perché lui era sempre super attivo, super preso per tutti questi. Così qua ha sempre risposto a tutte le volte. No, quasi tutte le volte ha sempre risposto. Ma di nuovo notte, ma non è possibile! Sono andato a dormire un nanosecondo fa! Vuol dire che saranno già arrivati 20 minuti di video, dannazione! Come 8 fans? Io ho bisogno di molte più fans, Cribbio. Dai! Sali su questo albero! La 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 la! Sali sull'albero! Ok. Possiamo goderci un bellissimo tramonto se non altro da qua. Ecco, magari no. Non cascare. Poi ce la fa passare di là. Vediamo, ce la fai passare di qua. Togliamo R un attimo, se no mi lagga bestia. Non era proprio un lag, però. Vediamo, ce la fai poi passare. Sì. Allora, sistemiamo, facciamo ancora un paio di fence. Però temo che me ne serviranno più di un paio. Uno, due, sì, me ne serve un altro paio, esattamente. Quindi, altri 4 stick dovrebbero bastare. 4, 3, 7. E 6, 42. 6 per 7, 42. Ma noi ne servono solo 2. Il nostro sole è tramontato. Quindi siamo persi anche il tramonto. Bella storia. Qua c'è la luna. E io direi che i 20 minuti sono quasi trascorsi. 18 e 21. Credevo molto peggio. E invece no. Comunque, bella vista di qua. Sono molto soddisfatto di tutto questo. Molto davvero, non mi ricordo se si può. Sì, si può saltare su queste. No, meglio di no, ecco. Mazzetest, torna giù. Se con R tolto non si vede un cribbio di nulla. Però noi non abbiamo bisogno di R tolto. Verso. Se mi stacco. Ecco. Alcuni pezzi potrei accelerare, però meglio non uccidersi, eh. Che dici? Tipo da qua mi uccido? No, non dovrei uccidermi, infatti. Facciamo gli spericolati, ci scapicolliamo giù da un albero. Dai, io voglio andare a dormire. Ti prego, sono malato, tutto malaticcio. Poi mi infilo metà di un lane, vabbè. Lol, facciamo finta di niente. Qua c'è un altro fracco di vetro. Tra l'altro io non è che ho controllato se ne avevo già di vetro. Ho dato per scontato di non averne. Però, beh, abbiamo fatto della sabbia, la sabbia non fa mai male. E infatti, non. Sì, in vetro ne avevamo un fracco, ma di sabbia neanche più di tanto. E comunque non fa mai male la sabbia e neanche il vetro. Ragazzi, questa è la parola del giorno. La sabbia non fa mai male.
Non fate mai del male alla sabbia. Ok, basta, sto delirando. Se per caso non sentite più le mie notizie, sono morto di febbre. No, non credo si possa morire di febbre, però. Speriamo di no. Allora. No, poi dai, scusate, c'ho 38 e sono che sono moribondo. 38 non è niente, dai. Cioè, sono stato a lavorare tutta la mattina, quindi. Diciamo che si sopravvive con 38 di febbre. Eccoci qua in conclusione dell'episodio. L'unico che ha risposto la scorsa volta è stato. Oh, dai, questo mi crea dei grandi casini, eh? Alessandro, perché non ti sei fatto sentire? Non posso sovrapporre due pezzi adesso. Mannaggia! Allora, voi ricordatemelo, io lo metto qua per dire che lui è allo stesso posto con Alessandro, no? Non posso sovrapporli, però. E niente. Facciamo che lo metto. Sì, lo metto. Ricordatevelo, ragazzi, ricordatevelo qui sotto nei vostri commenti che quello non è al posto giusto. Perché sennò so già che lo scorso episodio credo sia una casella avanti e sfaso tutto il gioco. Quindi ricordatemelo nelle vostre risposte. E allora, vabbè, non ho commentato. Comunque, il nostro preziosissimo Sam ha dato la risposta esatta, ha dato la risposta per primo, ha dato la risposta come sola persona. Quindi, avanza di due caselle, grandiosissima. Gli faccio i complimenti perché è davvero molto assiduo a seguirmi nel canale. Ferdi Diavolo Blu, boh, è sparito, non se ne sa più niente. Se qualcuno di voi sa qualcosa, batta un colpo. Ferdi Diavolo Blu, se ci sei. Batti un colpo. Beh, no, bat non battere un colpo perché non lo sento attraverso internet. Scrivi tipo toc toc nei commenti. Così è un colpo che sento. Vabbè, comunque, la domanda di oggi ce l'ho qua accanto. Aspetta. Ah! Mi sta cadendo tutto. Perché tra l'altro sono a letto, cioè ho il portatile a letto per registrare l'episodio. Quindi non so se vi spiego. È una situazione un po'. No, paranoica, paradigmatica. Un po' assurda, ecco. Ecco, sì, qua dicevo, raccogliere infinite unità di argento. Beh, magari non proprio infinite, però 34 sì. Allora, questa è una domanda un po' per chi mi segue un po' da più tempo, per chi mi segue da meno tempo, può andare a ricontrollare per scoprire magari un gioco che lui non conosce e che io non ho più assolutamente trattato perché vari problemi. Gli alberi dietro continuano a lampeggiare. La domanda di oggi è: quale serie è stata fatta per prima dopo Mindtest su questo canale? Pa-pa-pa-pa. Vabbè, la risposta è sempre nel commento. Chi non ha ancora partecipato al gioco, basta dire l'oggetto con cui vuole essere rappresentato nella cesta. È una specie di gioco dell'oca. Chi risponde per primo va avanti di due caselle. Gli altri che rispondono correttamente entro la settimana. Vanno avanti di una casella. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi invito a mettere un mi piace, anche perché l'ho fatto da malato a letto. Quindi un mi piace, dai, per favore. Uno a testa, non uno e basta. Uno a testa, ecco. A iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto. E mi potete trovare su Facebook, il link in descrizione. Io vi saluto, ciao a tutti.